Ciao, come va? Oggi ho preparato per voi un'attività di comprensione orale per il livello principiante, quindi il livello A1. Ascolteremo insieme una storia molto semplice, ho cercato anche di parlare abbastanza lentamente e vi ricordo che sul mio sito potete trovare la trascrizione di questa storia con una lista di vocaboli, un test di comprensione e diversi esercizi. Vediamo cosa stanno facendo oggi Arturo e Macchia. Ehi, perché Arturo indossa un costume da vampiro? Lo so che hai paura, Macchia, ma è solo una festa. Quanto sei fifone! Sì, lo so che Halloween è una festa straniera, ma ormai si festeggia anche qui in Italia. E poi la gente distribuisce caramelle, cioccolata e altre cose buone a chi bussa alla loro porta. Arturo e Macchia cominciano a fare il giro del quartiere. Macchia però è abbastanza preoccupato. Guarda, quella casa sembra un castello infestato dai fantasmi. Sembra davvero spaventoso. Bussiamo lì. Dolcetto scherzetto. Macchia sembra agitato. Quella zucca ha qualcosa di strano. Macchia, che hai? Perché sei così irrequieto? Ma è solo una zucca con una candela dentro. Stai calmo. Benvenuti. Dolcetto scherzetto. Macchia è un po' intimorito da quest'uomo travestito da Frankenstein. Entrate. I miei padroni hanno tanti dolcetti per voi. Grazie, siete molto gentili. Buonasera e benvenuti a casa nostra. Che bel costume da mummia. Oh, e la signora sembra una vera strega. Bella scopa. I dolcetti sono in questa stanza. Entrate pure. Grazie, signora mummia. Restiamo solo un paio di minuti. Questo lo credi tu? Arturo e Macchia entrano nella stanza, ma è completamente buia. Ah, che succede? Ehi, non vediamo nulla qui dentro! E la porta si è chiusa! Dove sono i dolcetti? Macchia, ho capito che sei spaventato, ma non stare sulla mia spalla! Aspetta, faccio luce con il mio cellulare. Ma se tu sei lì, cosa ho sulla spalla? Ah, ma è un gufo! Un gufo vero! Ma che posto è questo? Vieni, Macchia, apriamo la porta. Ah, molto divertente. Questo è sicuramente un ragno finto e quella non è una vera ragnatela. Basta con questi scherzi! Vogliamo solo i dolcetti, non gli scherzetti! E ora cosa c'è sulla mia testa? Oh oh, adesso Arturo ha un pipistrello sulla testa. E Macchia è terrorizzato perché davanti a lui c'è un enorme gatto nero. Macchia ama gli altri gatti, ma questo è terrificante. Macchia, ho trovato l'interruttore della luce.
Ok, ok, avete vinto. Siete la casa più spaventosa del quartiere. Tu sei un mostro orrendo e tu fai davvero paura vestito da morte. Ma ora basta. Vediamo la tua vera faccia. Ah, Macchia! Qui sotto c'è uno scheletro vero! Scappiamo dalla finestra! Ragazzi, state attenti a quella lapide! La tomba si sta aprendo! Correte più velocemente! Sta arrivando uno zombie! Avevi ragione tu, Macchia! Non festeggerò mai più Halloween! E scusa se ti ho chiamato Fifone! Oh, che sollievo essere di nuovo a casa! Ora voglio solo rilassarmi sul mio amato divano! Ah, anche qua! Arturo, ma perché scappi? Hai dimenticato che a casa tua vive il fantasma mandarino? Cosa gli ho fatto? Se non ricordi Mandarino, guarda l'episodio Arturo e il ladro misterioso. Se avete trovato utile questo video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E vi ricordo che sul mio sito potete trovare tantissime risorse per imparare e migliorare il vostro italiano. Diventando membri su Patreon avrete l'accesso a tutte le trascrizioni degli episodi del mio podcast, a tanti esercizi interattivi e a tutti i corsi dal livello A1 al livello B1. Ciao!